Ciao a tutti, ciao a tutte, mi chiamo Alessandro Barbieri e sono un mediatore culturale presso il Sistema Museale di Ateneo. Oggi mi trovo al Museo di Palazzo Poggi, più precisamente nella sala che accoglie la collezione di Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi era un professore di Bologna, dell'Università di Bologna, che circa 500 anni fa iniziò a collezionare i reperti, dei tre regni della natura: regno minerale, regno animale e regno vegetale. Il suo obiettivo era quello di ricostruire la natura per intero in modo tale da osservarla da vicino e quindi studiarla. Pensate che senza mai lasciare Bologna riuscì a collezionare addirittura circa 18.000 reperti. La sua collezione era chiamata Teatro di Natura. Allo stesso tempo pubblicava una serie di libri in cui descriveva e commentava i suoi reperti e non solo. Oltre alle descrizioni e ai commenti, nei libri di Aldrovandi erano presenti i disegni dei reperti della sua collezione, in modo tale che chi leggeva poteva anche osservare la natura. La collezione di Aldrovandi e il suo lavoro mi hanno dato un'idea di proporvi un'interessante attività che vi trasformerà in piccoli Aldrovandi. Vi insegnerò a creare dei taccuini di natura con cui potrete collezionare, osservare e studiare la natura, così come faceva proprio Aldrovandi. I bambini e le bambine più piccole, dai 4 ai 7 anni, creeranno il loro taccuino di natura facendosi aiutare da una persona adulta. La copertina e i fogli interni preimpostati sono scaricabili dall'area download del sito di SMA. Oltre ai fogli, abbiamo bisogno di un forabuchi o un taglierino e di un pezzo di corda, tipo lo spago o filo di lana. È giunto il momento di creare il nostro taccuino per collezionare la natura. Stampo la copertina del mio taccuino. Successivamente stampo le schede interne del taccuino nel numero che desidero. Tante più schede avrò a disposizione, tanto più sarà ricco il mio taccuino. Con l'aiuto di un adulto, foriamo le schede a lato in corrispondenza dei cerchietti. Unisco le schede tra loro facendo passare attraverso i buchi dello spago o del filo di lana, che annoderò per bene, ma senza stringerli troppo, così da permettere ai fogli di girare. Accompagnato da una persona adulta, vado alla ricerca degli elementi segnati nelle schede. Quando trovo uno degli elementi delle schede, posso mettere la spunta nel quadratino accanto all'immagine e disegnarlo nei riquadri più grandi. Se è possibile, per esempio nel caso di una foglia, posso addirittura attaccarlo alla pagina con un pezzo di scotch. Se sono particolarmente bravo o brava a riconoscere quello che ho trovato, posso anche indicare nella scheda il suo nome. Per esempio, se trovo un albero e riconosco che si tratta di un ciliegio, potrò segnare il suo nome nella parte della scheda in cui c'è scritto "Ti ho riconosciuto 6 puntini puntini". C'è anche una casellina con tanti punti interrogativi, che è dedicata alla scoperta di un elemento della natura che non è già indicato nelle schede. Per esempio, un monte, un fiume, una stella. Completa anche quella. Per i bambini e le bambine più grandi, dai 7 anni in su, creeremo tre taccuini di natura, uno per ciascuno dei tre regni della natura. I materiali di cui avremo bisogno sono i seguenti: tre cartoncini, uno rosso per il regno animale, uno verde per il regno vegetale e quello azzurro per il regno minerale. Alcuni fogli bianchi, dello spago o del filo di lana, un taglierino oppure un paio di forbici che, mi raccomando, faremo utilizzare solo a una persona adulta. Cominciamo piegando a metà un foglio di cartoncino e dividiamolo in due con cautela per creare la copertina e il retro di un taccuino. Prendiamo 5 fogli bianchi e, come abbiamo fatto prima, pieghiamoli a metà e dividiamoli in due per creare le pagine interne del nostro taccuino. Prendiamo una metà di cartoncino. Poi sopra ci posizioniamo i fogli bianchi divisi e infine mettiamo l'altra metà di cartoncino che diventerà la copertina. Ora chiediamo a una persona adulta di fare un foro con un paio di forbici, un taglierino o un forabuchi vicino al bordo di uno dei due lati corti del mazzetto che abbiamo preparato. Prendiamo un pezzo di spago o di filo di lana, facciamolo passare nel foro e infine facciamo un nodo poco stretto in modo tale da fare girare le pagine del taccuino. Avremo così creato uno dei nostri tre taccuini di natura, quello rosso per il regno animale. Utilizzeremo lo stesso procedimento per creare gli altri due, quello verde per il regno vegetale e quello azzurro per il regno minerale.
Ora viene la parte più bella, quella di collezionare gli elementi della natura. I materiali di cui abbiamo bisogno sono questi, ovviamente i taccuini che abbiamo appena prodotto, una matita, delle matite colorate e dello scotch trasparente. Nei taccuini possiamo eventualmente disegnare dei riquadri in cui andremo a disegnare o a incollare gli elementi che troveremo. Nelle pagine del taccuino rosso, quello per il regno animale, quando andate in un museo oppure visitate un parco, un bosco o un fiume, se vi capita di vedere un animale, provate con la matita a disegnarlo per intero, oppure soltanto la parte che più vi colpisce, e scrivete dove l'avete visto, oppure il nome di quell'animale. Io ad esempio ho disegnato un corno di rinoceronte, e ho scritto Corno di rinoceronte, Museo di Palazzo Poggi. Nel taccuino verde per il regno vegetale fate così. Se trovate un fiore o una foglia in qualche parco, giardino o un simile ambiente, prendeteli con voi e attaccateli con un pezzo di scotch trasparente oppure potete ricalcarli con le matite colorate nelle pagine bianche. Anche qui scrivete un breve commento col nome della pianta e dove l'avete trovata. Infine, nel taccuino del regno minerale, quello con la copertina azzurra, potete collezionare tipi diversi di sabbia, ghiaia o terricci, attaccandoli con lo scotch trasparente alle pagine. Non dimenticatevi di scrivere una breve descrizione del colore o del luogo dove le avete recuperate. Se finiscono le pagine dei vostri taccuini, createne uno nuovo per ciascuno dei regni della natura. Creerete così una serie di piccoli volumetti, proprio come fece Ulisse Aldrovandi tanto tempo fa. Spero che questa attività vi sia piaciuta. Ora con i vostri taccuini di natura potete collezionare e conoscere la natura proprio come faceva Aldrovandi. Vi aspettiamo nelle collezioni nei musei SMA aperti, dove potrete trovare tanto materiale per i vostri taccuini. Grazie e a presto!